Aninetti, bentornati in un nuovo video. Oggi guardate quanta luce naturale c'è che arriva, infatti credo che ogni tanto farò un po' d'ombra e mi dispiace un sacco, però c'è questa bellissima luce naturale che arriva adesso che fa questi giochi di luce e mi fa vedere stra bene quello che vi farò vedere appunto oggi in questo video. Oggi facciamo un piccolo scopriamo molto 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 bello. Credo che già abbiate capito di cosa si tratta, ma per chi di voi ancora non ha capito, io ve lo introduco. Praticamente ho fatto una piccola scoperta e l'ho amata tantissimo perché vi crea delle basi o comunque degli oggetti resina magici. Io praticamente cosa ho fatto? Ho colato della resina trasparente e ci ho attaccato poi dietro, quando ovviamente la resina era ancora bagnata, quindi appena colata, dei fogli di Angelina Film. Cos'è l'Angelina Film? L'Angelina Film è questa cosina qui, non sono altro che questi fogli di questa plastica, un tipo di plastica che appunto si chiama Angelina Film, che creano questi giochi di luce. E questi qui, questi fogli, vengono usati da anni, da secoli nella realizzazione delle oak per fare magari i complementi dei loro abiti o comunque le ali o le pinne delle oak e quindi sono molto molto famosi e potete acquistarli anche nel sito lebimbi.net. Hanno un prezzo davvero molto molto piccolino, sono di ottima qualità e ovviamente il foglio è anche abbastanza grande, quindi potete realizzare davvero davvero tante tante cose. Quindi torniamo a noi. Cosa ho fatto con l'Angelina? Quello che ho fatto è essenzialmente questo. Guardate la meraviglia che ho scoperto. Cioè, guardate che magia di qui. Poi cambia colore se lo mettete di qui ha un altro colore. Di qui ancora un altro. Praticamente in base a dove lo guardate cambia sempre colore. Questo è proprio il colore dell'Angelina Film che io ho scelto, che si chiama Aurora Borealis. Quindi sul sito di Le Bimbi questo proprio colore qui lo trovate come Aurora Borealis ed è un effetto pazzesco, super super magico, che non vedo l'ora di utilizzare per le mie creazioni, vi giuro, perché sono rimasta innamorata dell'effetto. È stata una scoperta che ho amato tantissimo e niente, secondo me è davvero davvero molto molto valida. Ovviamente se provate a fare anche voi queste creazioni in resina e vi siete ispirate quindi a questo mio video, è inutile che vi faccia un tutorial più che altro perché è davvero davvero molto semplice. Io ho soltanto colato la resina trasparente e appena l'ho colata ho ritagliato la sagoma della base che volevo utilizzare, l'ho appiccicata sopra, tutto qui. Quindi se volete riprodurre quest'idea, non so, e se vi va di taggarmi, taggatemi sui vostri social, fatemi vedere come vi è venuta la creazione, perché secondo me è parecchio parecchio carina. Cioè io poi amo girata da questo lato l'effetto che fa. È fantastico, guardate, è veramente una cosa pazzesca, vi giuro, sono rimasta innamorata e stra soddisfatta di questo esperimentino. E quindi adesso ho fatto altre due basi ieri sera e sono un po' adattate perché tipo in questo cameo non sapevo proprio come metterla, quindi alcuni pezzi li incollerò anche dopo con probabilmente dell'attac, mentre questa qua dovrebbe essere venuta piuttosto bene, ma è molto opaco questo stampo, quindi dovremo anche vedere come viene su uno stampo opaco. Infatti l'ho provata qui proprio per questo e taglieremo insieme anche gli eccessi. Quindi andiamo a scoprire prima questo qua, che è quello di cui sono più. Oh mio Dio, che carino! Guardate, guardate quante luci, nonostante sia opaco, fa tantissime luci. Ta-da! Ecco qua l'effetto, che devo dirvi la verità, mi piace da impazzire, vi giuro, mi piace da impazzire. Nonostante sia opaco, devo essere sincera, mi piace 50.000 volte di più perché sono riuscita, a mio parere, a realizzare l'effetto opale. Cioè, secondo me questo è una base cameo opalescente, guardate, perché di solito gli opali non sono lucidi, ma hanno questo effetto tipo lattiginoso che con l'opaco si ricrea perfettamente. E cioè, guardate, è troppo bello, sono rimasta emozionatissima. Oddio, ora mi è venuto in mente che magari per realizzare un effetto opale davvero perfetto, nella parte trasparente bisognerebbe andare a mettere qualche scaglietta di Angelina Film, non di questa, ma anche quelle proprio che si vendono già in scagliette. E secondo me verrebbe ancora più opalescente, ma in generale, devo essere sincera, questo effetto mi ha rapita l'anima e non vedo l'ora di farci su una bellissima mega collezione opalescente, perché davvero sono rimasta stra stra soddisfatta, sono troppo troppo belle.
Oddio, vi giuro, mi piacciono da morire entrambe. Sull'opaco, guardate, forse mi piace anche di più che sul lucido, ma vabbè, sono rimasta emozionatissima. E ora andiamo a scoprire questo, che è quello un po' più disagiato, perché come vi ho detto prima, ho dovuto attaccare l'angelina un po' così, però anche questo, cavolo, merita tantissimo. Ora, come prima, vado a tagliare gli eccessi, così poi ve lo faccio vedere molto molto meglio. Ok, non l'ho ritagliata meglio di così perché è molto dettagliata questa base, quindi è meglio che io vada col taglierino in questi piccoli pezzettini. E soprattutto, siccome la colata l'ho fatta ieri sera, sono ancora molto molto morbidi, quindi adesso gli ridò la sua forma, ma anche questo qui mi piace da impazzire, vi giuro, è bellissimo anche questo qui, perché alla fine danno tutti la stessa luce. Poi ovviamente io ho acquistato soltanto questa Angelina Film per ora per fare questa prova, ma sicuramente ne acquisterò anche gli altri colori per fare varie prove, ma in generale direi che sono venuti tutti stra bene, cioè sono tutti tipo perfetti, secondo me sono veramente la fine del mondo, non c'è nulla da fare. E sono davvero davvero stra emozionata di come sono venuti, perché davvero mi sembra di aver scoperto l'effetto più magico possibile al mondo e credo che li utilizzerò tutti e tre molto presto per una collezione probabilmente di sirene o fatine, oppure farò entrambe perché lo sapete sono i due personaggi, le due tematiche che amo di più, principalmente le sirene, ma va bene. Niente, vi giuro, sono stra innamorata di queste tre basi. Io spero che vi piacciono tantissimo anche a voi. E niente, quindi Niretti, vi ripeto, se l'idea vi piace, fatemi sapere qui sotto con un commento. Sto facendo danni. Se l'idea vi piace, fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate, se è un'idea abbastanza carina, se ci vedete su più delle sirene o delle fatine. E insomma, fatemi sapere tutte le vostre considerazioni perché a me fa sempre tanto tanto piacere. E noi ci vediamo molto molto presto con un prossimo video. Vi mando un mega 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 bacione e noi ci vediamo. Ciao Ninetti!